Benvenuti sulle gioie di Bea, io sono Beatrice ed ecco qui un nuovo video. Prima di cominciare, come sempre, ringrazio i nuovi iscritti al canale, grazie per il supporto che mi state dando e se invece non siete ancora iscritti vi invito a iscrivervi e ad attivare la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati sui nuovi video. Inoltre, se ancora non lo fate, vi invito a seguirmi anche nei miei profili Instagram e TikTok. Vi lascio come sempre il link qua giù in info box e il nome delle pagine qua lato perché pubblico aggiornamenti sul canale e sondaggi su nuovi video. E fatta questa solita introduzione, come avete già capito dal titolo, oggi parlerò di una linea di profumi che è famosissima, soprattutto qua in Italia, ovvero Roma di Laura Biagiotti. Ne ho acquistati alcuni di Roma, non tutti ovviamente, e in questo video ho deciso di farvi vedere appunto i Roma che possiedo. Ho deciso di strutturare il video nel seguente modo, ovvero di mostrarvi i profumi in ordine cronologico rispetto alla loro data di uscita. Detto questo, quindi il primo Roma che vi mostrerò è quello uscito nel 1988, ovvero il Capostipite. Questa è la confezione ed è appunto il classico Roma. Sicuramente, anche se non l'avete acquistato, lo avrete visto in profumeria perché appunto è in commercio da diversi anni, come potete capire dalla data di uscita. Questo è il boccettino, si tratta di un 50 ml e questo è il boccettino che ovviamente, come tutti i Roma, ricorda una colonna. Il boccettino lo trovo molto carino, come potete vedere praticamente quasi finito. Questo profumo ha una piramide olfattiva molto elaborata, infatti come note di apertura troviamo pompelmo rosa, menta, bergamotto di Sicilia, ribes nero e giacinto. Come note centrali garofano, gelsomino, rosa e mughetto. Come note di base invece mirra, ambra, vaniglia, sandalo, muschio di quercia, zibetto, patchouli di Singapore e muschio. Si tratta di un profumo ambrato, agrumato e sul fondo speziato. È un profumo con una piramide olfattiva, come avevo già detto prima, molto complessa. Ci sento molto il giacinto e anche il garofano, che all'inizio è una nota molto pungente e poi dopo si ammorbidisce sulla pelle. Si sente anche lo zibetto, che dà quella nota animalica al profumo. Trovo che sia un profumo con una nota vintage, o comunque richiama molto un profumo vintage. Sinceramente non è fra i Roma che preferisco, però comunque è un profumo molto buono, ha una buonissima persistenza. Come ho detto prima, questo è il primo profumo di Roma che è uscito, forse a livello di boccettino è quello che preferisco. Mi piace molto questo boccettino, che è sì semplice, però lo trovo molto elegante. È uno di quei profumi classici che almeno una volta nella vita consiglio di acquistare. In ordine di uscita, fra quelli che possiedo, come secondo profumo vi faccio vedere Roma Passione. Questo è il packaging esterno. Ovviamente chiamandosi Roma Passione viene subito in mente il colore rosso. Come scatola parte i colori. Assomiglia molto al Roma classico, infatti la trama è molto simile, come potete vedere. Vi faccio vedere anche il boccettino. Roma Passione è uscito nel 2016. Questo è il boccettino, ovviamente tutto rosso. E come note questo profumo presenta, come note di apertura, ribes nero, pompelmo rosa, mandarino italiano, come note di cuore, rosa, peonia, gelsomino, come note di base, ambra, fava tonka, vaniglia e muschio. Devo dirvi che fra i Roma che possiedo questo è in assoluto il mio preferito, si tratta di un agrumato fruttato, si sente anche la nota floreale della rosa. Trovo che sia un profumo buonissimo, ha un'ottima persistenza.
Infatti sento molto il ribes nero e la rosa che vengono incorniciate da una nota agrumata e talcata. Trovo che sia un profumo veramente buonissimo, di solito io lo utilizzo sia in estate sia in inverno, secondo me questo profumo non ha stagione, mi piace indossarlo in tutte e quattro le stagioni appunto. È uno dei miei preferiti di Roma, anzi è il mio preferito di Roma e a mio avviso supera di gran lunga il classico, ma questa ovviamente è una mia opinione. Come ultimo profumo invece voglio farvi vedere Roma Amour, questa è la confezione. È uscito nel 2018, è una confezione che è molto distante dalle prime due, infatti se le prime due presentavano, anche se con colori diversi, la stessa trama, comunque rispettavano la stessa linea. Questa invece ha una confezione che è diversa, infatti si presenta monocolore, con una zigrinatura in rilievo, non so se dalla fotocamera si vede. Il boccettino invece risulta uguale agli altri, comunque simile, come vedete c'è la classica forma a colonna, anche se il tappo in questo caso è diverso dal boccettino in sé, infatti negli altri c'era una continuità, infatti se prendiamo per esempio il Roma Classico, come vedete il boccettino era abbinato al tappo, quindi si presentava comunque un boccettino con il vetro trasparente, opaco, e il tappino in plastica era molto simile. Ovviamente essendo di un materiale diverso, questo è vetro, questo è plastica, il colore risultava leggermente diverso. Mentre invece anche in Roma Passione il tappo era comunque molto simile anche in questo caso al boccettino, infatti era abbastanza uniforme. Questo invece è appunto diverso, il boccettino è trasparente con un tappo color metallizzato. Come note, questo profumo presenta come note di apertura mirtillo, pelmo, frutti rossi e mora. Come note centrali, magnolia, gelsomino, fiore d'arancio. Come note di base, vaniglia, patchouli, legno di cashmere. Si tratta di un profumo, come avete già capito dalle note, fruttato, ma non è troppo dolce, infatti quando lo spruzzo si sente distintamente una nota amara. I frutti si sentono tutti, si tratta di un fruttato appunto incorniciato da una nota vanigliata, anche questo ha un'ottima persistenza e sullo sfondo si può percepire chiaramente anche la nota legnosa. Ovviamente so che in commercio esistono altri tipi di Roma, io attualmente possiedo solo questi, magari in futuro ne acquisterò altri. Se devo fare una classifica con questi che ho per ora, sinceramente metterei al primo posto, come avete già potuto intuire prima, Roma Passione è in assoluto il mio preferito. Lo trovo molto originale, molto persistente. È sì un fruttato, però lo trovo adatto appunto a tutte le stagioni. Mi piace indossarlo sia nelle stagioni calde che in quelle più fredde. Al secondo posto invece metterei Roma Amour, lo trovo molto buono. È anche questo un fruttato che non è necessariamente troppo dolce. La trovo anche questo molto buono, mi è piaciuto. All'ultimo posto invece metterei il Roma Classico, diciamo che l'ho sfruttato veramente tanto, non so se perché l'ho utilizzato veramente tantissimo e quindi mi ha leggermente stancata, come potete vedere dal boccettino praticamente quello più consumato, però in questo periodo non riesco a indossarlo, forse proprio perché ne ho fatto un uso forse troppo eccessivo, è anche il Roma più vecchio che possiedo in casa. E infatti il più recente è stato proprio Roma Amour. Il video di oggi finisce qui e fatemi sapere se vi è piaciuto lasciando un bel mi piace. Ricordatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, così mi supporterete. Vi ricordo che esce un nuovo video ogni mercoledì alle 15:30 e detto questo noi ci vediamo alla prossima. Ciao!